Sul concorso per i dirigenti scolastici, anche oggi in modo molto documentato, sono emersi dati inquietanti che credo devono trovare una risposta ufficiale. Quindi presenteremo un'interpellanza urgente al governo per avere le informazioni sulle anomalie che sono state riscontrate. È chiaro che chi è pilastro della scuola pubblica come dirigenti scolastici deve avere massima fiducia nell'istituzione che rappresenta e che fa vivere ogni giorno. Per quanto riguarda la terza fascia c'è un passo avanti, certamente importante, vedremo se riesce a coprire tutto il mondo che è rimasto imprigionato in questo meccanismo infernale da troppo tempo. E poi però ci sono tutti gli altri ambiti specifici che vanno affrontati. Oggi mi ha colpito l'insistenza sugli insegnanti di sostegno, che è un punto estremamente delicato che va anch'esso risolto attraverso stabilizzazione. E questa cosa dell'insegnante di geografia? Anche là è venuto fuori un punto grave, era già emerso nella discussione che abbiamo avuto alla Camera sull'educazione civica, che non è appunto l'unico vulnus, credo che vada recuperato. Ritengo che ci sia bisogno però, oltre che mettere tante pezze a colori sui singoli problemi, ci sia bisogno di fare una valutazione sistematica. E la classe politica deve decidere se la scuola è davvero il settore principale sul quale investire oppure se mettere toppe ogni volta che si presenta un'emergenza attraverso un circuito impazzito legislativo e poi giudiziario. Va cambiata rotta, poi vanno sanati i problemi specifici, ma va cambiata rotta. Bisogna stare attenti perché l'autonomia differenziata che la Lega porta avanti con tanta determinazione, invece di consegnarci una scuola pubblica di qualità, rischia di consegnarci 20 scuole regionali di scarsissima qualità.